Nella seduta di oggi il Consiglio regionale ha approvato la variazione di bilancio che assegna 1 milione di euro da destinare all'abbattimento delle barriere architettoniche. La soddisfazione è del presidente della prima commissione, Emilio Nasuti, e del capogruppo del Partito Democratico, Camillo D'Alessandro. È un provvedimento importantissimo, così come ci eravamo impegnati con i diversamente abili e per i disabili non più di qualche giorno fa, insomma un mesetto fa. Abbiamo approvato questa variazione che è un primo segnale perché già ci siamo impegnati con questo deliberato a mettere un ulteriore 1 milione di euro sulla finanziaria 2014. Credo che su queste tematiche il Consiglio deve essere attento perché significa il non essere attenti su queste problematiche significa penalizzare i tanti che a volte per un semplice gradino rischia di rimanere in casa. Sono mesi che noi portiamo il caso con risoluzioni, con riunioni e fino all'ultimo abbiamo dovuto purtroppo assistere ai disabili costretti a venire in carrozzella qui per gridare e chiedere ciò che gli toccava. In realtà la somma da destinare erano due, c'è l'impegno a mettere 1 milione per il 2014 e 1 milione nel 2013. Riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle case dei disabili che altrimenti rischierebbero di rimanere prigionieri nelle proprie abitazioni. Dopodiché manca all'appello l'attuazione della legge per quanto riguarda i disabili su altre partite. Noi pensiamo che non si possa andare avanti così a spot, ma che ci serva una programmazione vera. Noi dobbiamo sapere il 1° gennaio, anzi il 31 dicembre, cosa accade per coloro che non ce la fanno, per i disabili, entro l'anno. Non possono vivere di speranze o di illusioni. Loro vengono prima degli altri. Per questo io ho riproposto oggi in Consiglio che siccome i soldi non ci sono, invece di fare un abbattimento delle tasse finto, cioè pari a 2-3 euro ad abruzzese, gliene facciamo di 1,5 euro, ma risparmiamo che i 15 milioni di euro vadano destinati alla disabilità e ai servizi sociosanitari che non rientrando nei LEA non vengono coperti dal bilancio regionale.